Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e benvenuti in questo nuovo e penultimo capitolo di Yo-Kai Watch 2 Let's Replay di Psycho Spectre. Oh, quanto fiato ci vuole ogni volta per dire il nome completo di questa serie. Le prove del maestro Mew. Penso che il capitolo sarà tutt'uno, durerà in circa 40 minuti, ma mi sento di farlo tutto perché poi nel prossimo saranno due episodi, ovviamente, il prossimo capitolo che sarà l'ultimo, quindi perché no? Facciamolo tutto in uno. Tra l'altro, le altre serie ci sto lavorando, davvero, non è che mi sono fermato totalmente, ci sto lavorando, quindi arriva tutto, arriva. Tra l'altro su Telegram pubblico tutti gli aggiornamenti del caso, i video che escono, quindi, andate su Telegram. O nella pagina community del canale lì anche, o anche Instagram, insomma, ci sono i link in descrizione. Tornando a noi, Dekadama si è presentata nello scorso episodio dopo che abbiamo vinto la battaglia tra Spiritossi e Polpanime. Questa volta sono stato dalla parte delle Polpanime, perché avete detto che preferite brioche alla panna piuttosto che alla crema, voi siete delle persone adepte del male, e vediamo Dekadama cosa vuole. Ora che abbiamo fatto le presentazioni, prendo congedo per il momento. Perché se ne va così? Ciao, sono Dekadama, me ne vado. Ok. Ah, pensi che ti lasceremo andare? La pagherai per tutti quei che è costato tra Spiritossi e Polpanime. Vai. Sì, pestifero. Sì, sì. Beh. Può bloccare i nostri attacchi. E tu cosa saresti esattamente? Io sono pestifero. Lasciate questo combattimento, pestifero. Tada! Lei è una donna strana, se si può definire donna. Sì, anche donna. Ma sono così felice, è la ricreazione e posso divertirmi quanto mi pare. Questo è uno che da piccolo non ha mai fatto la ricreazione a scuola, secondo me. È così veloce. Già, come il fulmine. E squid. Squid. Sembra più un coniglio veramente che un topo, anche se quelle penso siano corna. Ne siete molto svegli, vero? I generali non ce la fanno! Non è colpa loro, sono lo yokai spettrale d'elite, il meglio del meglio! Comunque, nello spasso passerà il tempo con i miei nuovi giocattoli preferiti! E ora, raga Batrax, è il momento, Arachnus! Sì, vabbè... Goku è piccolo contro Raditz. Bellissimo. Squid, che state architettando? Non ti puoi muovere, tu che dici? Tu parli troppo, mocciosetto! Che dici, Sora? Ti chiudiamo il becco? Adesso lo bloccheremo qui. Voi tutti, vieni qui! Ma... Meglio fare come dicono. Non possiamo resistere ora, siamo troppo deboli. Ah, bene, andiamo. Ma proprio tu, Maximus? Nathaniel, però lui è Maximus Mask in realtà. Proprio tu? Strano, eh? Un po' stranetto. Ce l'abbiamo fatta. Non avevo capito quanto gli spettrali fossero penetrati in questo mondo. E ora che si fa? Passiamo del tempo in compagnia? Abbiamo bisogno dell'aiuto dello yokai più potente, il maestro Mew. Il maestro Mew? Il maestro Mew è lo yokai degli yokai, il maestro dei maestri. Esatto, è un potente maestro yokai dalle capacità leggendarie. Sai chi è, Whisper? Ma certo, sono molto ferrato nella cultura yokai, sai? Non mi dire, e incontifante potrebbe decollare dal mio sederino. È come dire che una scimmia mi esce dal... È la stessa cosa, però detta in maniera molto più carina, più poetica, se vogliamo. Il maestro mio è uno yokai delle leggende, non si manifesterà da nulla. No? Stai dicendo che è impossibile contattarlo? È destino. Il maestro Mew è stato visto di recente nella Valdor del passato. Oh, che fortuna! Dividiamoci in due gruppi. Nathaniel e io andiamo a via le botteghe. Ok, bene, verrò con te. Ma via le botteghe c'era televisione, se non sbaglio. Nel passato. Chissà che andranno a fare. E dovremo cercare lungo le strade di fronte alla stazione dei treni? Buona idea per una volta, andiamo. Ma Whisper che non controbatte stavolta. Ha detto una cosa bruttissima. Tra l'altro, incontifante potrebbe decollare dal sedere di G-Banyan. Io lo chiamerei G-Banyan e farei una prova. Perché ho incontifante con me per puro caso. Allora, andiamo alla stazione. Girando un po' per la Valdoro del passato, ho trovato un paio di monete gialle. Entrambe gialle, sì.
Quindi direi che è un'ottima occasione per andarle a provare. Direi quindi di provarle subito queste due monete. Vediamo che ci esce. Tanto tra passato e presente è normale, mi sembra, non cambi nulla. Ovviamente le monete sono già tutte quante preimpostate quando create il salvataggio. Quindi quello che capita non è del tutto casuale, ma viene generato dal gioco casualmente. Quindi magari già dalla prima moneta potreste trovare lo yokai più raro che può darvi quella moneta. Oppure all'ultima, dopo la centesima moneta, quella è quella che dà lo yokai. Ah, un'altra cosa, mi avete chiesto di fare l'app evocazioni. Non so perché dovrei fare l'app evocazioni come extra. Nel senso, voi avrete sicuramente più yokai di me. Avrete anche gli spettrali. Però posso anche farlo, tanto alla fine è uno yokai per ogni tribù. Potrei anche farlo. Vedremo insomma alla fine. Attenzione, abbiamo Relux e Pioggianna. Mi scusi, vorrei chiederle di un potente yokai, il maestro Mew. Ti prego Pioggianna, mettiti con me. Non posso Relux, il muro tra Spiritossi e Polpanime ci divide. Per me questo muro non esiste. Esisti solo tu mia cara. Sembra che qui siamo solo di intralcio. Pioggianna e Relux non erano ancora una coppia in questi anni? Interessante. Che cosa vuoi? Aspetta, non sarei mica un altro corteggiatore di Pioggianna. Corteggiarla io? E così è apparso un rivale. Non mi lasci scelta, mio amico infatuato. Ti sfido a duello. Ti sconfiggerò e proverò il mio amore per Pioggianna. Pioggianna non ha voce in capitolo, poverina. Lei proprio non gliene frega niente. Però lui, no, dobbiamo combattere. Ma era un calcio rotante, questo è Chuck Norris. Ma la faccia. Questo fa il roundhouse kick, non va bene. Accidenti a lui. Questo è solo dei Teletubbies, però con la tecnica di Chuck Norris. Bravo. Sarebbe un ottimo alleato se non fosse che non mi interessa averlo in questa run nel team. Oh, povero me, ho perduto. Ti prego, falla felice almeno. Mi sa che hai preso un granchio a proposito di tutta questa storia. Noi non siamo tuoi rivali per l'amore di Pioggianna. Cerchiamo il maestro Mew. Oh, il maestro Mew? Oh, io ne so qualcosa. So che è un gatto yokai con più di un paio di baffi. Oh, quel maestro Mew. Ho sentito che indossa un mantello elegante. Un gatto yokai con un mantello. Baffi extra, altri indizi? Più di quel che sapevamo prima. Grazie a Relux e Pioggianna. Penso che dovremmo ringraziarti. Ora conosco la forza dei sentimenti, direi. Oh, Pioggianna, mio dolce tesorino. E li abbiamo persi. È ora di ritrovarsi con Nathaniel, non vi pare? Penso proprio di sì. Penso abbia detto che stavano andando via le botteghe. Andiamo. Che non è vero, perché ci sono stato via le botteghe e non c'era nessuno. Eccoli qua. In realtà prima non c'era nessuno, non c'era proprio zero. Neanche voi gli altri bambini. Anche Polizioso si guarda Maximus. Unisciti a noi la prossima settimana per una nuova avventura di Maximus Mask! Maximus Mask è semplicemente più mitico. Al massimo! Anche la bambina è contenta e se ne va. Non... Nathaniel, sei a posto? Sembri un po' eccitato. Stavo guardando il suo re preferito, Maximus Mask, in questa TV. Non abbiamo la TV a casa, perciò provo a guardarlo in azione quando posso. Il che significa che non abbiamo alcune informazioni sul maestro mio. Scusa. No, no, va bene, non fa nulla. Noi abbiamo raccolto informazioni, però. Bella distrazione, è comprensibile. Comunque abbiamo qualche indizio. Il maestro Mew è un gatto yokai che a quanto pare ha dei baffi extra. E si dice porti un mantello elegante sulle spalle. Nessuna di queste informazioni rende più facile trovarlo, però. Sul serio? Giusto, non riusciremo proprio a trovarlo. Non così in fretta, Gibanyan. Il maestro Mew è lo yokai più potente, perciò è impossibile che sfugga lo sguardo dei miei attenti occhi da valletto. Ora, se fossi un gatto yokai col mantello e baffi extra, dove andrei? Whisper, guarda! Non ho ragione, sono molto occupato a cercare il maestro Mew. Oh! Piano. Calma con gli urli, Whisper. Maestro Mew, tribù splendente. Salve. È lei, maestro Mew? Come stavo dicendo, dobbiamo battere uno yokai spettrale di nome Pestifero.
Pestifero, Non c'ha voglia. È anziano, quindi ha molto sonno. Si addormenta spesso. Ehi, ti sei addormentato? Sto saltando l'allenamento per questo. Me ne vado. Nathaniel, aspetta! Sicuri che questo vecchio sia a posto? Ma è il più potente degli yokai. Ti posso dire una cosa. Vai al Monte Mediano a Rilandia. La risposta che cerchi è lì. Gna, è così che funziona. Ci lancia un indizio e poi sparisce. Monte Mediano a Rilandia. Sono sicuro che è un'indicazione vitale? Voglio dire, vieni dal maestro Mew. Immagino di sì. Che Monte Mediano sia, allora? Mi sa però che per andare sul Monte Mediano nel passato serva il rango A. Quindi una delle prove sarebbe prendere il rango A, se non erro. O non proprio. Vabbè, mo vediamo comunque. Ce l'hai fatta. E non sei troppo vecchio per iniziare l'addestramento. Iniziamo? Iniziamo cosa? Iniziamo l'addestramento, è ovvio. Sosterrai 3 prove. Prove? Sembrerebbe proprio un'impresa eroica, devo dire. Scommetto che se superiamo le prove avremo un superpotere in tempo zero. Probabilmente diverremo così forti che liquideremo Pestifero con 2 colpi. Sembra valga la pena provare. Quando sei pronto, vieni avanti. Ti aspetterò. Ok, allora. Vediamo un po'. Sì, sono 3 missioni chiave in realtà. Quindi vediamo un po' la prima missione chiave. Le prove del maestro 4, 5, 6. Star Wars. Ok. Ah, quindi devo prima andare sul Monte Mediano a vedere cosa vuole. Però niente. Andiamo al Monte Mediano. Ecco qui. La prima è la prova del coraggio. Coraggio? Andiamo subito sul difficile. Niente perdite di tempo, immagino. Dovrà stare a testa in giù per un mese o a occhi aperti per un anno? Cosa? Non ho così tanto tempo. È il gioco della chiapparella. Eh? Tocca a te. Devi acchiapparmi per superare la prova. Tutto qua? Proprio così. Sembra facile, troppo facile. Deve esserci qualche cosa sotto. Che la prova del coraggio abbia inizio! Ok, quindi ora? Ti senti in grado di sostenerla? Sì! Quasi dimenticavo, c'è un limite di tempo. Devi acciuffarmi entro un minuto. Ho delle commissioni da sbrigare oggi. Per acciuffarmi devi avvicinarti e premere il pulsante A. Con coraggio! Per la prova di andare a Rilandia, io ti accompagnerò. Va bene, andiamo a Rilandia. Ok, sì, lo vedo qui. Ah, però non fammi perdere tempo, allora. Vediamo un po', lo vedo qui sotto, lo vedo. Quanti secondi? 6. Mi hai preso! Ben fatto, sei proprio una saetta, eh. Bastava guardare lo schermo inferiore. Molto semplice. Sì, abbiamo fatto una corsa, è incredibile. La prova del coraggio è terminata. L'hai superata? Sì, ce l'ho fatta! Non che fosse chissà cosa. Però, almeno una è fatta. Ora, c'è una bonus. Oltre ai livelli. Quanto? Oh yeah! Inquietante o grezza? Inquietante o grezza, la cote. Questa serve per far evolvere Zardo in uno dei 3 yokai. In questo caso 2. Ce l'ho quella inquietante. La cote. Se partono è perfetto, se esplode è super. Teoria. Vai avanti e sovrintenderò la prossima fase del tuo addestramento. Ok, quindi ora mi sa che ci vuole il rango A. Tutta questa storia è eccitante, ma dovremmo procedere con prudenza. Ok, Whisper. Prudenza è il mio secondo nome. Dopo gli altri 4. Dunque. Vediamo un po' qui sopra cosa c'è. Gnomino. Aiuto. Sono piuttosto aggressivi gli yokai in quest'epoca. Non hanno paura di me. Dovrebbero. Ma perché non ce l'hanno? Tra l'altro mi sa che Gnomino è in realtà l'amico di Nathaniel che è morto. E si è reincarnato nello yokai. Ho questa strana idea, questo presentimento.
Dovrei fare ricerche più approfondite giocando la versione giapponese, che non ho voglia, ma semplicemente qualcuno che l'ha giocata, mi traduco quelle poche frasi che ci sono e vediamo se in realtà è morto. Perché a noi non viene detto se è morto. Perché ci viene solo detto che quel ragazzo non è più amico di Nathaniel, quindi vediamo. La prossima è la prova dell'amore. Amore. Ehi, questa prova non sarebbe adatta a un gentiluomo yokai come me? Non credo che Link sia troppo giovane e inesperto per questa prova. No, è una prova di compassione, di empatia verso chi è in pericolo. Giusto, mia Olinda? No, non è una prova d'amore. Da dove è spuntato questo gatto? Questa è mia Olinda, è una gatta randagia ed è mia amica. Amic. Maestro Mew, brighella. Mia Olinda è una mamma, sai. È stata separata dai suoi gattini. Oh no, è terribile. Ha bisogno del tuo aiuto. Devi cercare i suoi gattini nel villaggio. Questa è la prova dell'amore. Così è una specie di nascondino, ma con i gattini, o sbaglio? Esatto. Ah, ho dimenticato una cosa. Avete 2 minuti di tempo. Non possiamo perdere tempo, Link. Giusto. Che la prova dell'amore abbia inizio. Ma scusami, che significa 2 minuti di tempo? Vabbè. Ci sono gattini in attesa di essere trovati da Rilandia. Ma tutta Rilandia, una piccola parte ovviamente. Beh, certo. Ah, piuttosto piccola effettivamente. Ok, basta che non se ne vanno troppo in giro. Perché sennò chi le trova più? Allora, intanto cerco di spammare a caso dovunque mi va. Oh. Miau, bel gattino, ho trovato uno. Troviamo un altro gattino, sì. Ma era qui, non l'ho mai visto. Per fortuna che compare il fumetto che ti dicevo, premia qui. No, qui non c'è nulla. Però già siamo a 2, dai. Dunque, proviamo a vedere. Oh, ah, sì, devo andare qui per forza, sicuramente. Qui ce n'è uno, se non sbaglio. Mi ricordo qualcosina. Eccolo qui, infatti, va. Miau. E siamo a 3, quindi metà dell'opera. 2 posti totalmente fatti, quindi bisogna andare qua giù. Probabilmente. Ah, stava qui davanti alla porta, non l'ho visto. Io sto premendo A in continuazione, ragazzi. Quindi non neanche li vedo. Oh, qui dietro. Ok, lui. Ah, 5, pensavo 6. Neanche avevo letto. Pensavo fossero 6. Così, proprio intuito. Invece ho sbagliato, bene. Ah, l'amore non è un dono per chi lo riceve, ma per chi lo dona. E ora l'ho sperimentato. Hai superato la prova dell'amore. Mia Olinda vorrebbe esprimere la sua gratitudine. Ben fatto. Ottimo! Stiamo andando veramente alla grande, teniamo questo passo. E sono altri punti esperienza, il che è una cosa molto buona. Mi piace tantissimo. Dammene tanti, maestro mio, ti prego. Oh yeah. Che bello. Oh, forza più 50, spirito più 50. Questo sì, malvagio. Maruvagio. Bracciale malvagio. Dai, come no, è stupenda sta scena. Questa è la prova finale, se la superi il tuo addestramento sarà completo. Sta diventando sempre più eccitante. Che cosa devo fare? Uno yokai che è attivo ha creato problemi su questa montagna, puniscilo. E chi è? Uno yokai di nome Mastic. Come dice il nome, usa molto la bocca. Può divorare un onin in un boccone. Allora è uno yokai potente. Puoi trovarlo sulla cima di questa montagna. Scacciarlo è la prova finale. Immagino che questo proverà il nostro carattere. Saremo abbastanza forti? Bisogna andare a prendere il rango A. Andiamo. Una volta completata la prova per il rango A, possiamo aprire il barcologio A. La prova del rango A, ragazzi, se non ve la ricordate, era quella di sconfiggere 3 yokai all'ospedale notturno. Mamma mia, Mastic, quanto ci grosso. Mica me lo ricordavo così grosso, Mastic. Bello. Bello massello, potente. Oh. Gli yokai che ho, insomma, quasi tutti quanti al 30. Vediamo un po' di fare sta prova. Sta dormendo. Così questo è Mastic, sembra terribilmente potente. Ma sta dormendo sodo ora. Ne facciamo per la prova? Non la facciamo, diciamo che abbiamo sconfitto e che sta dormendo. Oh, maestro Mew. Allora, Mastic dorme profondamente. Cosa dovrei fare? Cosa posso fare? Immagino che dovremmo svegliarlo.
Come? Maestro Mew? Per caso ha notato ora la pietra nella sua mano? Non starà mica pensando di usarla per svegliare quel demone mangione? Sei piuttosto intuitivo. Oh. Che fa? Quel briccone felino è scappato. Tu hai disturbato il mio sonno. Bene, ma sti core sveglio. Ti farò vedere cosa succede a chi è così sciocco da farmi arrabbiare. No, ti mangio. La mia paura più grande era quella. Bastic vuole combattere. Ehi, buon appetito. Pane e cattiveria forza aumentata. Basta che non si aumenta la difesa. E fendiamo tutto bene. Quanto facciamo? Oh, pochissimo. Ah, però lui non ci fa fuori con un attacco solo. Questa cosa mi rassicura in realtà. Questa è l'unica cosa che mi rassicura. Prima che ci attacchi ancora. Perfetto. Ora. Guerriso è un trincia demoni. Quindi dovremmo essere in grado di attaccare almeno una volta con... Ok. Ma dai, come è missato! Ma te pozzino. Ah, però è quasi andato. Basterebbe un attacco, un attacco solo, ve lo dico. Jibanyan? Se magari però lo prendiamo. Ragazzi, un attacco. Trispecchio. Beh, bravo. Bravo Trispecchio. Dammi un bel po' di punti esperienza però. Ma come 128? Ma sempre pochi, perché? Sarà un yokai di livello 32-33. Non è ancora finita. Wow, questo tizio è terribilmente forte. Come riesce a combattere ancora? È finita Mastic, hai perso? Ben fatto Link. Ora hai superato tutte le prove. Maestro Mew, se mi dà 2200 punti, credo. Vediamo un po' se ho ragione. 2300. Guerriso livello 31, paccato proprio. E sfera mega. Certo. E beh. Oh yeah. Ci mancherebbe altro. No. Ok, invece sì. Bravo Diego Ombrello. Così che sei agile. Puoi lavorare al Cirque du Soleil. Le tecniche migliori e... Sì. Risfiamma. Oh yeah. Soprannome, certo, per vedere quali ha. Flambe, Risbelle, Rismurai, Risario. Ok. Risfiamma. I soprannomi di yokai non mi piacciono molto. Hanno già dei bellissimi nomi. Risfiamma, che bello. E ora continuiamo e finiamo anche questo capitolo. Oh, le prove sono già finite. Ma maestro, non è divertente. Ha detto maestro? Certo, io sono il miglior studente del maestro Mew. Superare la prova del fegato significa che avete un bel po' di coraggio. La prova del fegato? Ma la prima prova era il coraggio, no? Coraggio e fegato non sono lo stesso? Non ci pensare troppo. Ah, ok, era lui. Pensavo fosse il maestro Mew. Che, non lo so, a volte fanno parlare lo yokai a schermo, però gli mettono i punti interrogativi. Mia, che cosa ci fate qua, gente? Il maestro Mew ci ha guidati qui, tutti. Forza! Al massimo! Bravo maestro Mew, anche le faccio le pose alla JoJo. Ehi, mi piace questo vecchio! Ogni fan di Maximus Mask è mio amico! Che poi le pose in realtà sono state inventate molto prima, negli anni 50 più o meno. Con i primi tokusatsu. Con amore, fegato, coraggio e amici! Del male saremo i peggiori nemici! Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti! Il mondo è mio amico! E anche la punteggiatura è mia nemica.
Amore, fegato, coraggio? Sembrerebbe proprio. Le prove di Maximus Miask! Maestro mio, possiamo arrivare a dunque? Ah, sì. Hai superato le prove, Link. Non ho più nulla da insegnarti. Eh? Ne assicuro, non c'è qualcosa d'altro, tipo la prova della fiducia? Possa il tubo inondarti di energia. Il tubo? Io non ci ho capito un tubo. E tu, Link? Forse gli si sono intrecciati i baffi. Che dici, Whisper? Allude a un'energia sovrannaturale che aiuta a vincere nelle battaglie. È un potere mistico conosciuto in tutto l'universo, vero? No, è un tubo. Un tubo? E questo tubo può aiutarci? A quanto pare. Beh, questo dipende da te. Ma ora devi tornare dai tuoi amici. Pestifero sta riprendendo le forze. No! Torniamo a piano ciabatta. Ok. Mastic, il fatto che ti abbia lanciato la pietra non ti dice nulla? Tranquillo. Okay, vabbè, tu sei tu, maestro tuo, per carità però. Lanciare una pietra ai propri allievi... A me darebbe molto fastidio. A dire il vero, ho trovato un'altra moneta, ma mi sa che andrà usata nel prossimo episodio a questo punto. Per oggi concentriamoci qui. Poi ci saranno altri due episodi oltre questo, almeno due. E Pestifero si è ripreso. Qui ce ne hai messo di tempo? Ragabatrax, Arachnus! Ora è il tuo turno! Che facciamo? Siamo il tubo? Usa il tubo! Usa il tubo! Questa voce, maestro Mew, ma cosa intendi dire con usa il tubo? È più potente tra tutti gli yokai, perciò devi ascoltarlo con attenzione. Gibanyan. Un tubo! Ma che ce ne facciamo? Attento! Quasi certamente è un prezioso e mistico artefatto! Nel Pestifero se la ride intanto. Sei così intelligente, recito come si usa. Toh, ti aiuto a pensare. Eh? Oh! Non starei mica pensando di lanciare quella cosa contro di me, vero? Posso facilmente scansarla, sai? Oh, a guardare tutto quel vorticare, la testa mi gira e gira e gira. Povero Whisper, ci rimette sempre. Ehi, il tubo si è rivelato utile. Ecco, la tua occasione, finiscilo. Eh sì, finiamolo allora. Ok, combatti, vai. Okay, mamma mia, farà sempre tutti questi danni, ci fanno. Quanto forti. Una furia zampettante. Ok. Sì, alcuni attacca. I boss in genere attaccano quelli con. Che stanno caricando l'Energimax, ma non tutti. Oh, Risfiamma. Mamma mia, che bello. Bellissimo Risfiamma. Sono molto contento di averlo provato. Colpo tosto. Boia, che rotta di collo. Ti ha rotto il collo? No? Peccato. Ah sì, perché sta mezzo storto, quindi forse sì. No. No, Risfiamma, no. Te lo scordi che Risfiamma vada KO. Schiaffetto. Schiaffettino. Vabbè, però. Beh, finiamolo. Pure zampettante per forza deve finirlo. Se no non è normale. Oh, bene. Quanto cavolo ti ci vuole? Wow, e che cos'era? Ma certe volte non prendeva danno. 3 danni, 2 danni. Oh. E neanche tutti quanti sti punti esperienza. Ma devo andarmene sul monte mediano, va. L'unica soluzione.
Ah, com'è possibile? Uno spettrale d'elite come me che perde contro di te? È rovinato il mio divertimento. Faccio la spiaggia Kadama. Gne. È un bimbo, ovviamente, è un bimbo. Ricreazione, faccio la spia. Tu ci hai salvati. È il minimo che potessi fare. Il sole è unico maestro Mew. Ha trovato il tempo per aiutarci. Ma gli yokai spettrali sono formidabili. Anche se aiutati, non so se vinceremo. No, è impossibile. Se la situazione continua a essere come adesso. Come adesso? Sto solo dicendo che non c'è tempo per la disputa tra Spiritossi e Polpanime. Giusto, stavo pensando lo stesso. Siamo più simili di quanto pensassi. Niente più Spiritossi o Polpanime. Siamo solo yokai. Lottiamo insieme. Sì, dobbiamo unire le forze se vogliamo sconfiggere gli yokai spettrali. Oh, wow! Spiritossi e Polpanime, finalmente insieme! E chi l'avrebbe detto? Io testimone di un simile momento storico, che emozione! Però in realtà le fazioni esistono ancora, ma non si danno battaglia. L'unica consolazione magra. Molto bene, miei servi. Contiamo gli incanti di oggi, spero vi siate impegnati. Sono sicura che siete tutti ansiosi di sentire la classifica, perciò procediamo. Al primo posto c'è Nihilo, vittoria prevedibile per il migliore degli spettrali. Devo ringraziare gli amici, la mia famiglia e il mio potere distruttivo. Ma andando avanti, al secondo posto troviamo Confundor. Sì, sono il migliore quando si tratta di arrivare secondi, yuhu! Bene, e poi troviamo... Padrone di Kadama, questi fanno i prepotenti, voglio che siano puniti. Oh cielo, sei in ritardo e hai perso contro un umano. Che spettrale sei? Ehi! Pestifero, già sei poco professionale, e ora anche questa. Sei licenziato! Ma padrone di Kadama, posso... Addio! No! Povero piccolo pestifero. Non dire cose che non pensi davvero, Kattivik. La falsità è così spaventosa. Non potevamo veramente farci nulla, quello strambo non era all'altezza. Comunque, ora sarà molto più facile portare a termine il piano di Dekadama. È ora che noi, la vera elite degli yokai spettrali, finiamo il lavoro. Porteremo distruzione, distruzione e poi ancora distruzione. Distruzione! Yuhu! Sono contenti così loro. Che sottoposti di primo ordine. È ora di attuare il piano. Ciao. Wow, anche questo episodio giunge al termine. Domani esce il primo episodio dell'ultimo capitolo. Saranno due episodi, ovviamente. E siamo quasi giunti al termine. Wow. Non pensavo di finirlo prima del previsto. Tipo, pensavo di metterci 20 episodi. In realtà ce ne ho messi di meno, quindi sono contento anche così. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch Let's Replay di Psicospettri. In descrizione trovate i link che vedete anche qui a schermo. Se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!